Ciao a tutti ragazzi da Fede Flower e benvenuti in questo terzo video tutorial della Flower Film Factory. Allora, oggi impareremo un effetto semplice che però può essere anche molto utile. È l'effetto lampeggiamento, così ho deciso di chiamarlo io anche perché è quello che fa questo effetto, far lampeggiare le cose o in questo caso i livelli di After Effects. Allora, ho fatto vari esempi, iniziamo a vedere qual è il primo, il più semplice. In questo caso l'esempio è far lampeggiare un testo. Facciamo una piccola RAM preview così capite di cosa si tratta. Ecco, è semplicemente un testo che lampeggia a intervalli regolari. Allora, creiamo una nuova composizione. Scegliete le impostazioni che più preferite. In questo caso io scelgo il Full HD, 25 frame al secondo. E per questa piccola dimostrazione faremo 10 secondi. Ok, qua abbiamo la nostra composizione, possiamo rinominarla, la chiamiamo effetto lampeggiamento. Andiamo in layer, new solid, e questo sarà il nostro sfondo. Mettiamo un colore qualsiasi, make comp size, così almeno siamo sicuri di avere le stesse dimensioni della nostra composizione, e ci applichiamo l'effetto ramp che o è raggiungibile da Effects and Presets dal pannello qui a destra, oppure possiamo applicarlo dal pannello Effetti, Generate Ramp, che voi non vedete, è qua sotto a Paint Bucket and Radio Waves. Ok, possiamo scegliere i colori, in questo caso sceglierò un azzurrino. Ecco qua. E come nel caso, come nell'esempio, ci scriviamo una parola. Per esempio, luce. Ok, vogliamo farla lampeggiare in modo regolare. Quindi andiamo di nuovo in Effects and Preset e scriviamo strobo. Strobe, scusate. Prendiamola e applichiamola su luce. Sul nostro effetto, sul nostro livello di testo. Cosa succede? Niente. Allora, questo effetto, più che altro, come può dare, può far capire il nome, strobe light, riprende un po' quelle che sono le luci stroboscopiche, quindi quelle luci che lampeggiano ad alte frequenze. E quindi applicheremo questo effetto di lampeggiamento a qualsiasi livello da noi scelto. Per farlo, per attivarlo, andiamo in questo menu a tendina e clicchiamo su Make Layer Transparent e infatti vedremo che, ecco qua, lampeggia ad un intervallo scelto standard in questo caso. Infatti andiamo a vedere, se noi attiviamo la visualizzazione dei frame, ecco qua, beh, così, ecco qua. Cioè da 0 a circa un secondo, qua possiamo chiudere paragraph, tracker e wigger che non ci servono. Ed ecco qua, da 0 a un secondo. Abbiamo che strobe duration è la durata della, potremmo chiamarlo, quando l'effetto è attivo. Cioè quando si vede il nostro livello. Strobe period invece è la durata dell'effetto completo, cioè di quando l'effetto è attivo e quando, cioè di quando il livello è attivo e quando il livello viene disattivato. In questo caso abbiamo un secondo di durata totale e mezzo secondo di livello attivo, quindi avremo metà, potremmo dire, spento e metà acceso. Possiamo agire su questi, per esempio se vogliamo farlo lampeggiare ad alta velocità possiamo dire di farlo durare 0,05 secondi e il periodo totale sarà di 0,3 secondi e in questo caso abbiamo un lampeggiamento più veloce e possiamo velocizzarlo, rallentarlo a piacimento agendo su tutti i vari comandi. Adesso li andiamo ad analizzare meglio, resettiamolo. Rimettiamo Make Layer Transparent, Blend with Original, praticamente
permette di... Andiamo a vedere quando l'effetto è attivo. Permette di dire quanto vogliamo che si, diciamo, mescoli con il layer originale. In questo caso abbiamo detto che deve essere trasparente, cioè far diventare il livello trasparente, quindi possiamo impostare la percentuale di trasparenza che vogliamo. Quindi abbiamo strobe color, vabbè, in questo caso servirebbe se fosse attivo operates on color only. Random strobe probability, probability, scusate, è importante perché dà un effetto più random, cioè casuale. Quindi se mettiamo il 50% avremo che non lampeggerà a intervalli fissi, ma, passatemi il termine, lampeggerà un po' a caso. Come in questo caso. Vabbè, lasciamo perdere. Ok, proviamo un secondo metodo. Questo metodo è velocissimo, però possiamo fare anche in un secondo modo. Per esempio, cioè adesso ve lo illustro. Allora, prendiamo sempre il nostro livello di testo. Creiamo un nuovo livello solido. Lo chiameremo matte. Colore qualsiasi, in questo caso è uscito questo bel giallo, vabbè, fa niente. E applichiamo strobe light. Facciamo attivare, beh, in questo caso abbiamo il semplice effetto applicato sul nostro solido che lo fa diventare bianco perché l'abbiamo deciso da strobe color. Se noi volessimo che diventasse rosso, avremmo il lampeggiamento rosso. Noi mettiamo bianco in questo nel menu mettiamo makes layer transparent e abbiamo che lampeggia il nostro solido. Beh, direte, grazie al cavolo, ce l'hai spiegato prima. Ok, però se adesso noi andiamo a impostare, premete F4 sulla tastiera per aprire il menu track matte del livello luce in maniera di essere alpha inverted, avremo che il nostro solido lampeggiando farà da matte, cioè da maschera, potremmo dire, al nostro livello di testo. E quindi abbiamo ottenuto lo stesso livello con dei passaggi in più, però può essere utile se invece da attivarlo invece di applicare questo effetto per ogni livello che abbiamo, possiamo applicare un semplice matte così da velocizzare le operazioni. E questo è per il diciamo lampeggiamento regolare. Se vogliamo invece un lampeggiamento, magari senza perdere troppo tempo, in maniera più rapida e in maniera più irregolare, possiamo utilizzare il controllo wiggle. Ecco, questo è l'esempio. Facciamo partire un RAM preview e come potete vedere è molto irregolare come lampeggiamento. Questo è facilissimo. Basta creare un effetto di testo, quindi andiamo a creare un altro effetto di testo, lo chiamiamo testo, premiamo T sulla tastiera, si apre il pannello opacity, premiamo Alt e il tasto sinistro del mouse su l'orologio e scriviamo wiggle, che è comando operatore, aperta parentesi, il primo numero che indica la frequenza nel tempo, quindi diciamo per esempio 20 volte al secondo, virgola, e il secondo numero indica sarebbe la potenza, quindi in questo caso quanto vogliamo che cambi la nostra opacità, e quindi mettiamo 100. Facciamo un RAM preview ed ecco qui, però come potete vedere il testo rimane quasi sempre molto ben visibile, quindi basta dimezzare l'opacità all'inizio e avremo dei valori migliori in questo caso. Adesso vi farò vedere anche come questo effetto wiggle per far lampeggiare gli elementi possa essere applicato anche a una composizione magari leggermente più complicata. In questo caso ho un video che ho fatto in precedenza, lampeggiamento di una
di una lampadina, possiamo vedere, abbiamo questo lampeggiamento utilizzato, creato sfruttando il comando wiggle. Iniziamo anche qui creando una nuova composizione, clicchiamo su questo tastino, create a new composition, scegliamo le impostazioni che vogliamo, 10 secondi, io ho scelto Full HD 1920x1080 pixel, 25 frame al secondo, e la chiamiamo lampadina. Allora, andate su Google o su quello che volete, cercatevi una lampadina, o se volete fare un altro tipo di composizione, prendete ciò che vi serve, la importate, per vedere come, andate a vedere il primo video tutorial presente sul nostro sito www.flowerfilmfactory.it, la importate, e quindi la importate nella composizione, si scala nel modo desiderato. In questo caso io ho, dato che l'immagine è un'immagine in formato JPEG, ho lo sfondo bianco che andrebbe eliminato, e quindi per eliminarlo posso utilizzare questo effetto, cioè keying, color key. Prendiamo il contagocce, portiamolo sul bianco, vediamo che l'effetto riesce a togliere la maggior parte del bianco, lasciando un po' di imperfezioni che possiamo correggere agendo sul comando color tolerance e edge feather. Dato che il vetro delle lampadine è trasparente, possiamo agire ancora di più su color tolerance e edge feather in modo da dare una semi-trasparenza. Poi, volendo, se vogliamo dare anche uno sfondo, prendiamo, io in questo caso ho scelto un muro, scaliamo, portiamo sotto, ok. Bene, a questo punto, vabbè, la lampadina è una lampadina a incandescenza, quindi sappiamo che la prima cosa che si illumina nella lampadina è il filo a incandescenza, quindi facciamo un nuovo solido, scegliamo un colore, in questo caso arancione, perché quando il filo metallico diventa incandescente diventa giallo barra bianco, e quindi in questo caso ho scelto questo giallo tendente all'arancione. Make comp size, anche se non è importantissimo, chiamiamolo filo. Clicchiamo sull'occhiolino per disabilitare momentaneamente il livello, prendiamo la pen tool e disegniamo una maschera intorno al nostro filo incandescente. Riattiviamo quindi il livello, premiamo F, mettiamo un po' di feather, poi premiamo F4, mode, clicchiamo su overlay, quindi da effects and preset scriviamo glow, stylize glow, oppure in effects stylize, vabbè, non si apre perché non ho scelto il layer glow. Quindi come valore impostiamo 2 per radius, 80 per glow threshold e 5 per glow intensity, per avere questo effetto più luminoso all'interno e meno all'esterno. Possiamo anche incrementare, sì, 80, anzi, diciamo 78, no, 80, bene. Ok, quindi ritorniamo sulla nostra lampada, duplichiamola premendo Ctrl D, separiamo il bulbo di vetro dalla vite. Per fare la maschera tonda basta tenere premuto il tasto sinistro e trascinare, ok, quindi questa la chiamiamo bulbo e questo lo chiamiamo la nostra vite. Ok, per riminare prendete invio, quindi scrivete. Ora
Prendiamo il nostro livello bulbo, premiamo CTRL, Shift e C utilizziamo lo strumento Precompose e selezioniamo Move All Attributes into the New Composition. Ok, in questo caso abbiamo inserito in una nuova composizione. Entriamo dentro. Premete due volte su Adobe After Effects CS5. Per tutti gli altri tenete premuto CTRL e cliccate due volte sul livello. Andiamo nella maschera Mask Feather. Postiamo 8, così da dare un po' di sfumatura, anche un po' di più. Magari togliamo meno 3 da Mask Expansion, qua è un po' troppo. Fatto un po' troppo spigolosa. Ecco qua. Ok, torniamo nella nostra composizione principale, che è questa, e adesso applichiamo l'effetto glow anche alla lampadina, al vetro. Quindi glow, andiamo sulla bulbo, non su un filo, ho detto su bulbo. Ok. Dato che non vogliamo che diventi bianca, sappiamo che l'effetto glow segue i colori del livello standard, cioè secondo default. Possiamo invece impostare i colori che vogliamo noi cliccando su glow color A e B color qua. Quindi impostiamo arancione e giallo. Glow radius mettiamolo bello alto. Aumentiamo un po' di glow intensity ed ecco che abbiamo la nostra lampadina accesa. Adesso vogliamo appunto farla lampeggiare, quindi utilizzando lo strumento Wiggle andiamo in bulbo, premiamo Alt più il tasto sinistro del mouse su Glow Threshold e ci scriviamo Wiggle 5 volte al secondo per 100. E abbiamo il nostro lampeggiamento, però come anche in questo caso non è che soddisfi tanto perché rimane sempre molto molto luminescente. Questo perché più threshold è basso, più diventa luminoso. Quindi possiamo rimediare aggiungendo a questa expression un'altra formula, cioè asterisco, quindi per 1.5, e in questo caso il lampeggiamento è decisamente migliore. Ora però, come potete notare, lampeggia sì il vetro, ma non il nostro filo incandescente. Come facciamo? Utilizzando sempre l'effetto Wiggle. Allora, andiamo su, premo T su filo, opacity, scusate. Premiamo Alt sull'orologio e vogliamo che la nostra opacità del filo incandescente segua ovviamente la luminosità del bulbo. Quindi prendiamo il filo per collegare e andiamo su. Vabbè, se riesco a beccarlo qua. Glow Threshold, andiamo a vedere e come notate rimane sempre attivo, anzi rimane attivo quando il vetro è spento e si disattiva quando il vetro è acceso. Perché? Questo perché l'effetto glow threshold potremmo dire che va al contrario, cioè quando è 0 diventa luminoso, quando è 100 diventa meno luminoso, tendente al 100. Come possiamo fare? Utilizzeremo un'espressione. Scriviamo linear parentesi pquick glow threshold. Sì, non l'ho finita di scrivere, logico che mi dà errore, virgola,
0, virgola, 100, virgola, 100, virgola, 0. Che vuol dire? Vuol dire che linear, cioè questa operazione, prendendo come parametri, come valori, quindi del nostro glow threshold, avremo che attribuirà all'effetto opacità, quando il glow è a 0, l'opacità sarà a 100. Quando il glow sarà a 100, l'opacità sarà a 0, ossia abbiamo risolto il nostro problema. Ovviamente possiamo agire meglio sui valori per ottenere un effetto migliore, quindi in questo caso possiamo mettere 30 e 90 qua. Infatti vedete, adesso spento è spento, acceso e lo notate acceso qua. Infatti se vedete 51, 60, se invece andiamo 100 è 0, 96 vabbè, 4 eccetera eccetera. 5, vedi in questo caso è 5, arriva al 90%, quindi è luminoso anche lui. E quindi questo sarà il nostro effetto. Poi io nell'esempio ho anche messo una fonte di luce, ho utilizzato la stessa espressione per far attivare il filo seguendo l'effetto glow. Bene, questo piccolo video tutorial è finito. Abbiamo imparato a far lampeggiare i nostri livelli in After Effects. È molto semplice. Ricordatevi sempre di salvare, premiamo Ctrl S. E iscrivetevi al canale YouTube se non l'avete già fatto, basta andare sul nostro sito www.flowerfieldfactory.it o nella sezione contatti o nel banner presente in tutte le pagine. Andate su YouTube e iscrivetevi al nostro canale. Potete seguirci anche su Facebook oppure seguirci su Twitter. Se volete informazioni, inviatemi una mail a info@flowerfilmfactory.it e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!